Noi, mi presento, io sono Gianmarco Buoni del Centro Studi Galileo, sono il direttore tecnico del Centro Studi Galileo, sono vicepresidente dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo e sono il segretario dell'Associazione Italiana dei Tecnici del Freddo. Qui, dove siamo adesso, è la nostra sede di Roma, che è la nostra seconda sede più importante in Italia. La principale a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, in Piemonte. E questa è la seconda sede più importante per noi. Qui facciamo tantissimi corsi, faremo circa 100 corsi all'anno, forse 70 corsi all'anno. Come vedete abbiamo molti impianti didattici e vedrete nel proseguo dell'incontro che sarà importante per quello che stiamo per andare a fare per i biofrigoristi, l'attrezzatura, gli impianti didattici, usare gli impianti didattici per fare l'esame, per imparare, per fare tante cose. Le prime slide magari saranno di introduzione, perché voglio arrivare gradualmente a dove siamo ad oggi, perché voglio farvi capire da dove deriva tutto quello che sta succedendo. Quindi l'obiettivo della giornata è farvi capire che noi stiamo seguendo ovviamente l'Europa detta delle regole, soprattutto dal punto di vista energetico e ambientale, perché l'Europa è priva o è povera di energia, povera di risorse energetiche, fossili, e ha messo davanti a tutti nel mondo l'ambiente come sua, diciamo, prerogativa per l'innovazione tecnologica. L'Europa prima nel mondo spinge per avere, per preservare l'ambiente, per avere riduzioni del consumo energetico, e questo anche per una sua salvaguardia dell'Europa stessa. Uno, perché vuole appunto essere la prima come innovazione tecnologica in Europa. Secondo, perché queste barriere tecnologiche che si stanno creando in Europa servono a combattere la forte competizione che non può più esserci dal punto di vista puramente economico con i paesi sviluppati come la Cina e l'India. Noi abbiamo in Europa una forte competizione che possiamo regolare solo aumentando la specializzazione dei prodotti, quindi forte innovazione tecnologica, forte efficienza energetica e specializzazione dei tecnici stessi che siamo noi. Cosa parliamo oggi? Parliamo, queste due ore, patentino europeo frigoristi. Il problema ambientale da cui deriva il patentino europeo frigoristi. La politica europea sul nostro settore per i tecnici del freddo. La situazione del patentino in Europa. La situazione in Italia, che vedremo che non è rosa. Come si consegue il patentino europeo frigoristi? Perché in Europa c'è questo patentino europeo. Siamo in Europa e vi spiegherò che essendo in Europa comunque voi potete prendere un patentino frigoristi. L'esame, quindi come funziona l'esame, così che voi sappiate come funziona l'esame sia per quello italiano che per quello europeo, chiamiamolo. E la formazione, che ribadisco sempre nei miei incontri che non è obbligatoria la formazione. Però è ovvio che essendoci un esame o studiate per conto vostro o comunque dovete affrontare un esame, quindi comunque dovete essere preparati. Non è semplice la cosa, nel senso che potete anche essere bocciati. Poi passerò al discorso, poi vabbè, farò una breve pausa per avere un dibattito con voi, perché ovviamente mi fa piacere sapere cosa ne pensate di quello che sta succedendo per quanto riguarda il patentino europeo, che è la cosa più importante di questo nostro incontro, che è quello sicuramente che interessa di più a voi, che sicuramente vi darà spunto per parecchie domande. Poi parleremo di quello che invece esiste già in Italia ed è già obbligatorio, che sono le ispezioni periodiche degli impianti, il livello di impianto, il registro di impianto. Parleremo dei nuovi fluidi refrigeranti che esistono, nuovi fluidi che ci sono e nuove regolamentazioni, nuove prospettive di cambiamenti che si hanno nei prossimi anni. Quindi il futuro dei gas refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale.
appunto si sta andando verso nuovi refrigeranti che non sono tanto nuovi, perché sono gas che comunque si sono sempre utilizzati, sono gas naturali come l'ammoniaca, gli idrocarburi, la CO2 e nuovissimi gas HFO, che sono gas refrigeranti che sono nati per le automobili, che presto arriveranno anche per quanto riguarda il condizionamento, la refrigerazione e altri impianti. Poi, io come vicepresidente dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo vi presento la posizione che ha l'area, l'Associazione Europea appunto, per quanto riguarda i prossimi cambiamenti futuri, quello che succederà in futuro. Nel senso che ci sono le regolamentazioni, come ho detto, sono in continuo divenire, continuo aggiornamento, succede che non bisogna star fermi perché comunque bisogna sempre aggiornarsi, perché ci sono continui cambiamenti in atto. E le proposte che facciamo noi, alcune sono venute fuori nel dibattito che abbiamo fatto prima, per cui i gas refrigeranti devono essere maneggiati da persone qualificate, devono essere consegnati da persone qualificate, deve esserci un registro delle persone qualificate disponibile per tutti, comunque vedremo tutte queste cose, è solo un accenno quindi adesso. Allora, prima di tutto vi dico che, come ho detto, sono vicepresidente della Associazione Europea, che si chiama AREA, Air Conditioning and Refrigeration European Association, fa parte di questa associazione, 21 associazioni europee, c'è la VDKF tedesca, la SNEFCA francese, la BRA della Gran Bretagna, l'ENEFIC, siamo noi come ATF in Italia, c'è Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Danimarca, Svezia, eccetera, eccetera. 21 membri, associazione membre, 18 paesi, 9.000 aziende, 125.000 dipendenti in tutta Europa, un turnover, quindi un fatturato di tutte queste aziende approssimativo, ovviamente non si può fare altro, di 20 miliardi. Quindi sono quelle aziende che in Europa fanno progettazione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione aria condizionata e pompe di calore, heat pump, con tutti i gas refrigeranti. Noi, bene o male, in Europa utilizziamo tutti i gas refrigeranti. Noi in Italia siamo un po' più specializzati sui refrigeranti HFC, ma in tutta Europa, vedremo magari in certi paesi del nord Europa, utilizzano moltissimo ad esempio la CO2, utilizzano moltissimo il gas refrigerante naturale. E le pompe di calore sono un impianto molto importante per noi, perché le pompe di calore hanno un futuro molto roseo dal punto di vista del riscaldamento. Il nostro settore, che attualmente refrigerazione, condizionamento e appunto pompe di calore con il prezzo di riscaldamento, attualmente occupa il 30% dei consumi energetici mondiali, il nostro settore. Noi siamo responsabili per il 30% del consumo energetico attualmente. E noi come pompe di calore aumenteremo ancora la nostra fetta. Perché? Perché le pompe di calore dal 2009 sono diventate un'energia rinnovabile. Come sapete, le energie rinnovabili sono incentivate, verranno sempre più incentivate, ovviamente l'Europa punta all'efficienza energetica, quindi punta anche alle pompe di calore. E le pompe di calore sostituiranno nei prossimi anni le caldaie negli appartamenti, anche nel domestico sostituiranno le caldaie, quindi caldo, freddo e acqua scalda sanitaria. La Comunità Europea ha già dato dei numeri, dice che entro il 2030 installeremo 20 milioni di pompe di calore all'anno. Adesso siamo a 2 milioni di pompe di calore all'anno, o 1,5 forse, 1,5 pompe di calore all'anno adesso stiamo installando tutto. Noi in Italia attualmente, giusto per darvi altri numeri, abbiamo 0,4% di riscaldamento con pompe di calore e arriveremo al 4,12% di uso pubblico di calore entro il 2000 e siamo obbligati per la Comunità Europea entro il 2020 per la regolamentazione 2020-2020, avete sentito parlare sicuramente l'Europa 2020-2020 vuole che l'Europa entro il 2020 vuole che si riducano del 20% le emissioni di CO2, vuole che si usino il 20% di energie rinnovabili all'interno dell'Europa entro il 2020. Tornando, come ho detto, rappresento anche l'Associazione Tecnici del Freddo, che è l'associazione italiana dei Tecnici del Freddo,
posizionamento e pompe di calore. 1000 aziende sono associate all'OPF, 9000 tecnici, quindi una media di 9-10 tecnici per azienda, 950 milioni di euro come fatturato complessivo, statistica. E dentro questo valigette avete anche informazioni sull'associazione. Poi c'è lo studio Galileo, sicuramente lo conoscete, facciamo corsi di formazione in tutta Italia, abbiamo 12 sedi, qua come ho detto la Roma è la seconda sede, poi facciamo corsi a la Casa Monferrato, la nostra prima sede principale, a Milano, a Padova, a Firenze, a appunto, Roma, Roma qua è anche Roma La Sapienza, poi facciamo corsi a Napoli, all'Università di Palermo, a Bari, a Cesena, più o meno sono queste le stesse, qui facciamo corsi. Lavoriamo con le Nazioni Unite per quanto riguarda l'ambiente, la Commissione Europea per quanto riguarda l'ambiente, che è appunto la Commissione Europea, quell'istituto a livello europeo che detta le regole sul nostro settore, sui tecnici del freddo, cosa dobbiamo saper fare, sempre dal punto di vista ambientale, energetico, cosa dobbiamo saper fare. Il Ministero ovviamente qua a Roma, a Cristoforo Colombo, è sempre, quello abbiamo sempre. Poi l'IR, l'Istituto Internazionale del Freddo di Parigi, la SRAE, la situazione cinese. All'incirca i nostri corsi vengono 3.000 persone, 300 corsi facciamo ogni anno, facciamo corsi ad hoc, facciamo corsi per le aziende, patentini, eccetera, eccetera. Questa è la mia seconda tappa di questi incontri formativi, di questi giri. Sto facendo il tour Valentino Europeo Frivolista in tutta Italia per spiegare quello che sta succedendo in Italia, che è giusto che voi sappiate. Ieri ero a Firenze, c'erano 70 persone, oggi, stamattina sono qua, oggi pomeriggio sono di nuovo qua a Roma, alla Saldo Bassa Napoli, Bari, Bari, Cesena, Bologna, Palermo, Cagliari, Milano. 600 tecnici sono iscritti a questi incontri che faccio in tutta Italia per spiegare cosa sta succedendo in Italia, che è giusto che voi sappiate. Poi c'è lo studio Galileo, abbiamo attivato anche social network per avere un contatto diretto, se volete aggiungerci con Twitter, YouTube, Facebook, in modo da avere un contatto diretto continuo per poter in continuazione avere un contatto, spiegarci i vostri problemi un po' tra questi incontri formativi, ma anche quando non ci sono questi incontri formativi, quando siamo nella nostra sede, per avere sempre un contatto con voi. Nella valigetta che c'è lì avete la nostra rivista, qua ce ne sono altre copie che vi invito poi a prendere se siete interessati, potete prendere liberamente, sono qua. E il DVD del convegno, trovate lì dentro, il convegno che abbiamo fatto a giugno, in cui sono le ultime tecnologie del freddo condizionamento, si parlava al convegno di cosa succederà in futuro nella progettazione del condizionamento, quindi più o meno quello che diremo anche oggi, però ovviamente noi dal punto di vista dei tecnici. Al convegno ovviamente si dice dal punto di vista della Commissione Europea, delle istituzioni, delle industrie, perché ovviamente ognuno ha il suo settore, noi siamo il settore dei tecnici e quindi noi dobbiamo verificare la nostra parte. Invece le industrie ovviamente hanno i loro problemi energetici rispetto all'ambiente, noi abbiamo altri. Le trovate anche in tutti i corsi, trovate anche una foglio e un biro, se volete prendere degli appunti mentre ci parliamo, potete sia il foglio che la birra all'interno, in modo che potete prendere appunti di quello che stiamo dicendo. Se poi volete maggiori informazioni, perché come ho detto il nostro settore è in continua evoluzione, vi distribuirò poi questi fogli in modo che mi mettiate vostre mail, in modo che se già non ricevete informazioni, aggiornamenti periodici, potete ricevere aggiornamenti periodici dando questo foglio, in modo che vi mandiamo poi le mail con tutti gli aggiornamenti, quando escono nuove leggi e quando sono aggiornamenti in particolare. Adesso velocemente vi spiego da dove arriviamo per capire per il Partito Europeo Frivolisti, da dove si arriva. Si arriva dal protocollo di Kyoto. Il Partito Europeo Frivolisti arriva dal protocollo di Kyoto. Dal rispetto dell'ambiente, dalle emissioni di CO2 in atmosfera. Qui dice le Nazioni Unite che i disastri ambientali stanno aumentando. Terremoti stanno aumentando, floods, che significa inondazioni, cicloni, tutta fonte appunto delle Nazioni Unite.
Questo è l'andamento della CO2 nell'atmosfera. Ci sono ovviamente strumenti che calcolano la CO2 in atmosfera tutti gli anni. Nel 59 erano 320 parti per milione, 2001, e adesso, notizia di due mesi fa, nel 2010 ha calcolato, siamo a 410 parti per milione. Le Nazioni Unite, nell'ultimo meeting che hanno fatto a Bangkok, mi sembra, no, scusate, a Cancun, in Messico, diceva che se arriviamo a 500 e qualcosa parti per milione, la temperatura terrestre aumenterà di 2 gradi, in media. Lo dicono gli scienziati, noi qua, come tecnici, non possiamo fare altro che stare alle loro leggi, nel senso che noi non è che possiamo metterci qua a discutere quello che dicono loro. L'effetto serra non è altro che, appunto, la CO2. Parlo di CO2 e anidride carbonica, capirete perché parlo di anidride carbonica. Comunque la CO2 è un gas che crea una barriera per cui i raggi solari entrano, normalmente vengono riflessi, una parte viene sempre riflessa, aumentando la CO2 è meno la parte riflessa e più la parte che ritorna, ok, che rimane dentro l'atmosfera. E quindi si riscalda la Terra, abbastanza semplice, no? I maggiori emettitori, questo è importante, lui ha premessa che sarà importante per tutto quello che dico dopo, perché si capisce dove arriviamo. I maggiori emettitori chi sono? La Cina. 22% delle emissioni mondiali vengono dalla Cina. Stati Uniti, che prima erano una volta erano i primi, e come potete immaginare la Cina può solo che aumentare ancora, e l'India anche può solo che aumentare ancora. Sono i maggiori emettitori. Noi come Europa siamo emettitori, però come ho detto noi vogliamo essere i primi a ridurre, i primi a far sì che si diminuiscano le emissioni di CO2. E adesso vi spiego, arriviamo ai nostri gas, gli HFC. Questa parentesi era perché il CO2 è il gas di riferimento per quanto riguarda l'effetto serra sul movimento terrestre. I nostri gas, gli HFC, non parlo più di CFC, non parlo più di HCFC, però anche loro lo sono, perché ormai meno male stanno per essere eliminati, i CFC sono stati eliminati, gli HCFC R22 stanno eliminandosi, gli HFC sono quelli più utilizzati, quelli che conoscete tutti voi ovviamente. Gli HFC sono potentissimi gas a effetto serra, sono molto come l'anidride carbonica, ok? E noi siamo responsabili del 2% dell'effetto serra, voi dite pochissimo, 80% è la CO2, e poi tutto l'altro, metano, ossido azotico. 2% siamo responsabili noi come HFC. Ma perché ci danno tutti questi problemi allora a livello europeo per un 2%? Per due motivi. Un motivo è che oltre che l'HFC che va in atmosfera, che cosa significa che va in atmosfera? Vuol dire che è stato buttato in atmosfera, uno ha aperto il rubinetto, vuol dire, ok? Uno ha aperto il rubinetto e è andato nell'HFC in atmosfera, perché l'HFC, il 410, il 407, il 409, non va in atmosfera da solo, se uno non lo manda in atmosfera. Quindi, solo nel momento in cui ci sono delle emissioni, c'è il problema dell'effetto serra, del nostro gas rovinante. Quindi è importante che si abbia il contenimento del gas rovinante. Quindi questo è un motivo. Secondo motivo è l'energia, perché noi siamo anche qua dentro, non siamo solo qua noi, non siamo solo qua dentro negli HFC, noi siamo anche qua dentro, perché noi siamo responsabili del 30% dell'energia. Quindi i nostri impianti, se non vengono controllati periodicamente, se non si controlla che ci sia la carica di refrigerante, che non ci siano state perdite di refrigerante, noi anche qua dentro andiamo ad aumentare. A intervenire, che sarà responsabile anche qui dentro noi. Quindi non è solo qua il nostro lavoro, è anche qua dentro. È per quello che parlano tanto con noi. Anzi, vi dico di più, c'è un terzo motivo che vediamo qua, è che il nostro settore è destinato ad aumentare, ve lo dicevo all'inizio, il nostro settore è destinato ad aumentare, il condizionamento aumenterà sempre di più, sempre più, ormai da noi in Italia e in Europa aumenterà magari gradualmente, però in paesi come l'India, come la Cina, paesi sviluppati, aumenterà enormemente. E anche l'uso di HFC aumenterà enormemente. Questo è l'andamento del consumo di HFC
nei nostri paesi, qua, abbastanza stabile. Questo invece è il consumo nei paesi in via di sviluppo. Quindi, questi sono dati della rivista Nature, fatti con le Nazioni Unite, con Stephen Anderson, che è il direttore dell'EPA statunitense, quindi l'agenzia dell'ambiente degli Stati Uniti, che è il massimo organo statunitense per l'ambiente, Mark McFarland, è già DuPont, Velders, dell'Università dell'Olanda. E questo grafico qui ha fatto discutere molto tutto il mondo, perché mentre dicevo che solo per il 2% sono responsabili adesso del problema delle emissioni di HFC, quindi parlo solo delle emissioni, con l'aumento dell'utilizzo degli HFC, noi siamo qua al 2010, l'utilizzo degli HFC aumenterà il nostro problema. Arriveremo a circa 10 gigatonnellate di CO2 di utilizzo di HFC. E nel caso ottimistico che la CO2 a livello mondiale, dal punto di vista dell'efficienza energetica, quindi magari che si usano più energie rinnovabili in futuro, quindi che si abbia invece la CO2 utilizzata che diminuisca, questo sono il caso ottimistico, verrà fuori che proprio nel caso ottimistico noi come emissioni HFC potremmo diventare il 50% del problema sul totale. Questo è il caso ottimistico. Però anche nel caso pessimistico, che è questo verde, nel caso in cui si abbia un continuo aumento di utilizzo del CO2, emissioni di CO2, cosa che è un po' grave, nel senso che bisognerà fare qualcosa nei prossimi anni. Come ho detto, se l'andamento della CO2 continuerà così, gli scienziati dicono che aumenteremo di 2 gradi la temperatura terrestre, quindi qualcosa dovremmo fare sulla CO2. Fatto sta che comunque il nostro settore, come emissioni dirette, quindi gas che va in atmosfera direttamente, comunque rimane sempre, aumenterà fino a un 10-15% comunque, anche se guardiamo un aumento di CO2 reale, come potrebbe essere reale, non ottimistico. Questo grafico ha fatto molto discutere. Questa, beh, l'Europa, come ho detto, il regolamento del 2020 che parla appunto di efficienza energetica, risparmio energetico, il nostro settore, tutte discussioni che si fanno anche durante il nostro convegno. Il nostro convegno è stato giugno, di cui avete il DVD, il prossimo convegno sarà il 2013. Arriviamo a noi. Come ho detto, refrigeranti HFC sono gas a forte effetto serra. Quindi l'Europa è partita con delle regolamentazioni. È partita velocemente. È partita di botto e ha messo le regolamentazioni sui gas HFC. La regolamentazione è la 842 in particolare. La trovate sul sito internet che vedete di sopra, www.associazioneatf.org, la regolamentazione 842, che dice, lo vedremo meglio, ma adesso qua è solo per introdurvi il patentino, dice che ogni macchina che ha più di 3 kg di refrigerante deve avere un registro di apparecchiatura, deve avere un registro. Quindi non quella, magari se qua c'è un impianto centralizzato più di 3 kg deve avere un suo registro. Bisogna fare delle visite periodiche sull'impianto, se ha più di 3 kg. Quindi cosa succede? Succede che quell'impianto bisogna andarlo a visitare obbligatoriamente. L'obbligo però non è vostro come manutentori, come installatori, ma è del cliente, dell'operatore. L'operatore, la legge dice, la regolamentazione europea dice che è l'operatore che è obbligato a chiamare voi. Io faccio sempre il paragone con le caldaie, nel senso che diciamo il cliente, il proprietario della caldaia, il proprietario dell'impianto di condizionamento è responsabile che di questo libretto, ed è lui che deve chiamare voi ogni anno per verificare che non ci siano perdite, che la macchina funziona correttamente e altre cose. Ma quante volte l'anno è? Lo spieghiamo poi dopo, seconda parte. Devo aspettare un'ora circa. Ok. Ce la fa, no? Sì. Quindi si dà donna, io lo voglio. Allora, tecnici qualificati e certificati, cioè qua io voglio solo parlare del tiro frigoristico, questa prima parte, se no poi ti la diamo.
questi due cose che ho detto adesso, che sono sintetiche, poi dopo le vedremo più in dettaglio, le possono fare solo chi? I tecnici qualificati e certificati. I tecnici col patentino possono farle queste cose. Si arriva quindi al patentino frigoriste. Però, cosa succede? L'Italia non ha ancora legiferato. L'Italia, qua spero che vediate i colori, forse non è tantissimo a fuoco, comunque l'Italia è questa qua, la riconoscete adesso, rossa, insieme alla Grecia, insieme a Malta, insieme a Lettonia. Sono gli unici quattro stati in Europa a gennaio 2011 che non hanno legiferato. Sappiamo, oggi è settembre 2011, che ancora non hanno legiferato, ancora siamo in questa situazione. Ci sono poi tre stati che hanno comunque una certificazione provvisoria, significa che comunque avevano già prima una certificazione, avevano già un patentino prima sui gas vecchi, quindi non hanno fatto altro che diciamo estenderla a quelli nuovi, però devono ancora finire diciamo l'iter, però hanno già qualcosa in piedi. I verdi l'hanno fatto tutto, tutti, 20 stati. Quindi un italiano adesso può lavorare. Può lavorare, ok? Cioè, non è obbligatorio il patentino. Quindi chi farà il libretto, chi farà le visite periodiche, chi lo faceva già prima, diciamo. Nel senso che non c'è bisogno di avere il patentino. Però un italiano non può andare in Francia a lavorare, non può andare in Austria, non può andare... Mangono Albania, ingegneri. Cosa? Mangono Albania, cioè superato l'Albania. L'Albania non c'è, perché non fa parte della comunità europea, e neanche la Svizzera e neanche la Norvegia, però loro ce l'hanno già il patentino, però non sono contati perché non fa parte della comunità europea, quindi diciamo sono fuori a questa tabella, perché questa tabella qui è della Commissione europea. La Commissione europea ovviamente guarda solo gli stati della comunità europea, se deve solo guardare anche gli altri. E per chi è questo patentino? È per tutte quelle persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore che contengono gas HFC, che sono effetto serra. Quindi, tutte quelle persone devono fare il controllo delle perdite, ok? È obbligatorio fare il controllo delle perdite quando si fa il registro di impianti, della apparecchiatura. Tu vai a fare il registro della apparecchiatura e devi fare sempre il controllo delle perdite, è obbligatorio. Il recupero, l'installazione, la manutenzione degli impianti con HFC, però altro, quando si toccano gli impianti HFC, nel senso che il controllo delle perdite potrà perdere sugli HFC, manutenzione quando si entra dentro il circuito, installazione quando si installa un impianto, ovviamente salta questo discorso qui quando si parla di monoblocco in Windows, cioè ovviamente si stacca la spina. Il DeLonghi, pinguino, tattino spina, non è che deve essere il patentino per quello. Quindi, una cosa che voglio che sia chiara, perché alcuni stati europei l'hanno un po' interpretata male, il patentino è per tutte le macchine che contengono HFC, indipendentemente dalla quantità di refrigerante all'interno. Ok? Quel discorso dei 3 kg è un'altra cosa. È il discorso del libretto d'impianto. Quindi il libretto d'impianto devi farlo solo sopra i 3 kg. Ma per il patentino, ribadisco, in Italia non c'è ancora, però in tutta Europa c'è, comunque quando ci sarà per tutti gli impianti, indipendentemente da quanti chilogrammi ha. Quindi sto split, comunque dovrebbe il patentino per installarlo. Anche se ha 900 grammi, se ha un chilo, devo comunque avere il patentino per installarlo. Perché? Perché vengo in contatto con HFC. Ok? Alcuni stati europei l'hanno interpretata male, stanno interpretando male, sono stati, diciamo, redarguiti dalla comunità europea, però è chiaro il discorso. Ci sono quattro categorie di patentino. Vi dico subito che la prima, imparate la prima, perché è inutile che uno già fa un esame, già studia e tutto, e poi si mette delle limitazioni. Già che uno studia, fa quella che gli permette di far tutto, diciamo. C'è categoria 1, permette di far tutto.
Valentino numero 1, categoria 1, per me li fa tutto, quindi fare carica, vuoto, recupero, controllo delle perdite, recupero se non ho già detto, se. Seconda categoria, fa tutto contro le perdite, quindi metto l'impianto, contro le perdite, eccetera. Però se trovo una perdita, cosa faccio? Chiamo il mio amico, chiamo. Se l'impianto sotto 3 kg posso farlo io, con categoria 2. Se 3,1 kg no, devo chiamare il mio amico, categoria 1. Poi c'è categoria 3, che può fare solo il recupero per gli impianti sotto 3 kg. E qua ribadisco quello che ho detto prima, cioè che tutti gli impianti bisogna avere patentino frigoristi, non solo quelli con sotto 3 kg, ma per tutti i chilogrammi bisogna avere patentino frigoristi. Poi categoria 4, controllo delle perdite. Come avete visto, vabbè, sicuramente l'esame è più difficile per categoria 1, è un po' più facile per categoria 4, e uno, magari una grossa azienda si può dividere i compiti ovviamente, una grossa azienda. Però in Italia è pieno di aziende piccole. L'Italia è famosa per le piccole e medie aziende, no? PMI, piccole e medie imprese, no? E quindi, meno, comunque abbiamo visto che in assetti europei quasi tutti vanno a categoria 1, già che studi, già che fai l'esame, eccetera, non stai a fare delle, a darti delle indicazioni. Questa è una tabella che non si vede niente, comunque non è altro che questa tabella qua, che trovate dentro la sezione ATF, che non fa altro che fare un riassunto di quello che abbiamo appena letto. Magari ve lo faccio passare. Appunto, categoria 1 fa tutte le cose, categoria 2 fa solo il controllo delle perdite, è una sintesi. Cosa deve sapere il tecnico del freddo? Deve sapere le basi termodinamiche, categoria 1, 2 e 4. Categoria 3, cioè quello del recupero, non deve saperle. Non deve sapere le basi termodinamiche. Chi fa recupero sotto i 3 kg non deve sapere la base. Impatto ambientale e regolamenti, come ho detto, purtroppo, il nostro, purtroppo o per fortuna, il nostro settore è molto legato ai regolamenti, quindi dovete andare in giro con la regolamentazione 842 in mano, che è già valida in Italia dal 2007, perché è una regolamentazione, non è una direttiva, le regolamentazioni vengono in Europa automaticamente recepite dai Stati membri, quindi in Italia l'ha recepita. Quindi il registro già è valido, le ispezioni sono già valide. L'unica parte di questa regolamentazione che non è ancora valida è appunto l'articolo 5 di questa regolamentazione europea 842, che appunto diceva che la Commissione europea avrebbe poi definito il patentino. La Commissione europea l'ha definito con il regolamento 303 e ha detto che ciascun Stato membro doveva mettere una certificazione. La certificazione in Italia ancora non c'è. Chiedo scusa se mi ripeto, però voglio ripetermi per ovviamente rendere chiaro la cosa. Torniamo a noi, quindi regolamentazioni, controlli durante il ciclo di vita degli impianti, cosa lo so, i controlli periodici, controlli delle perdite, pressioni, temperature, verificare il sottoraffreddamento, sul riscaldamento dell'impianto. Infatti vedete che ci sta P, questa sta P, pratica. L'esame su questa cosa qua è pratico. Questa è direttamente della regolamentazione europea, quindi questo qui è valido per tutti gli stati europei, ok? In Italia non potrà essere altrimenti, dovrà essere pratico anche in Italia, proprio lo dice la regolamentazione europea dentro la regolamentazione 303, appunto, che trovate quel foglio che vi state girando adesso, non è altro che la regolamentazione 303, che non è altro. Questo PowerPoint lo trovate poi su internet, ok? Vi ho messo proprio un link. Alla fine ve lo segnate e ve lo potete scaricare, così almeno avete un riferimento per dopo. Poi se viene bene filmato lo metto anche su YouTube, quindi lo vedete anche su internet. Controllo delle perdite, vabbè, era il punto 4, il punto 3 probabilmente erano gli altri controlli, pressione, temperatura. Controllo delle perdite, teorico-pratico. Vabbè, controllo del sistema refrigerante, installazione del compressore, installazione del condensatore, installazione del evaporatore, installazione della roba termostatica, allestimento e occupazione della tenuta ermetica. Questi punto 6, 7, 8, 9, curiosità, non è che dovete sapere proprio tutto. Comunque, la regolamentazione 303 dice che durante il patentino, durante l'esame, si fa solo una di queste quattro cose qua: installazione, condensatore, evaporatore o valvola di espansione.
se ne fa solo una, si sceglie una delle quattro. Questo qui invece la fanno tutti, è la brasatura, comunque ne parliamo dopo. Allestimento di una tubazione a tenuta ermetica, si fa la brasatura di un impianto e si fa il controllo delle perdite a pressione decimale. Quella è la certificazione del personale, ok? Ogni persona può prendere categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, quelle sono le cose che deve sapere il personale, ed è ovviamente la cosa più importante quello del personale, nel senso che lì dovete fare un esame, dovete essere preparati, studiare, eccetera, eccetera. Poi la regolamentazione europea dice che c'è anche la certificazione dell'azienda, che è dipendente dalla certificazione del personale. Dipende. Perché dipende? Perché la certificazione del personale la fa la persona, la certificazione dell'azienda la si fa tipo ISO 9000, tipo la qualità. Uno deve dichiarare, l'azienda con due persone, con tre persone, con quattro persone, con quattro dipendenti, dichiarare che ha un numero sufficiente di dipendenti col patentino. Punto A. E deve dichiarare che, punto B, ha a disposizione la strumentazione, quindi c'è recupero, perché se no non può fare recupero, ha il carica vuoto, ha il cercafughe, o comunque c'ha mille bolle, comunque c'ha queste cose qua, per poter fare il lavoro ovviamente, e ha le procedure per la formazione, le procedure per utilizzare questi impianti, di carica vuoto, recupero, e ha le procedure per carico scarico del refrigerante, e a quel punto l'ente certificatore vi dà la certificazione anche dell'azienda. Poi verrà l'ispettore a controllare tot, una volta ogni tot, toccherà random casualmente all'ente certificatore a verificare che voi effettivamente abbiate dichiarato correttamente. Esenzioni, perché questa è una cosa che mi hanno chiesto già spesso, non devono prendere patentino quelle aziende che hanno attività effettuate nel luogo di produzione. Cioè, mi chiarisco perché. Le aziende che fabbricano o riparano il loro prodotto all'interno dell'azienda in cui c'è stata la produzione, quindi le aziende produttrici, per non far nomi, quelle che vedete attorno, che l'Italia ne è piena di aziende produttrici di impianti di condizionamento e refrigerazione, al loro interno gli operai, le linee di produzione, non devono avere il patentino, e l'azienda non deve essere certificata, perché ovviamente loro hanno comunque sicuramente delle certificazioni probabilmente anche più alte di questa, nel senso che comunque hanno certificazioni interne, hanno delle loro procedure per il controllo delle perdite, quindi non c'è bisogno che loro ce l'abbiano, e non vogliono neanche bloccare le aziende, nel senso che vogliono che le aziende continuino a fare il lavoro come facevano prima. Questa è un'esenzione, quindi se le aziende che producono impianti non devono avere patentino all'interno del luogo di produzione dell'impianto. Tutto quello che ho detto prima era obbligatorio in tutta Europa, tutti i patentini d'Europa sono fatti così, sia quelli che esistono già, quindi in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, che quelli che non esistono, come in Italia, dovranno essere fatti così, come ho spiegato prima. Perché comunque lo dice l'argomentazione, quello lì è il minimo. Altre possibili, diciamo, personalizzazioni, quindi nel senso che altre regole potrebbero venire fuori in Italia, sembrerebbe che vengano fuori in Italia, è questa. Sono queste, che secondo me sono buone, sicuramente piaceranno anche a voi. Ci sarà un registro online delle persone certificate, nel senso che quando tu fai il patentino, il tuo nome verrà messo online, con scritto il nome della tua azienda, ovviamente anche, per la certificazione delle aziende, il nome della persona, per la certificazione delle persone, che tu hai preso il patentino, che tu sei certificato. Questo serve per la signora Maria, che gli arriva a casa l'installatore e vuole verificare che tu effettivamente abbia un patentino. Ho fatto il caso della signora Maria, ma ovviamente parliamo della Banca d'Italia qua a Roma, nel senso che la Banca d'Italia
prima di chiamare un installatore vuole controllare che questo installatore sia, sia effettivamente certificato, sia abilitato a fare questo lavoro. Questa è una personalizzazione che si vorrà fare in Italia, già esiste in Francia e non lo obbliga la regolamentazione europea, quindi in alcuni stati non è così. Poi, se ne parlava prima, l'ha anticipato molto intelligentemente il vostro collega, il refrigerante che viene acquistato solo da persone o da aziende che sono qualificate, perché ovviamente essendo una regolamentazione sul refrigerante è giusto che il refrigerante sia acquistato solo da persone che sono competenti, sono qualificate. In Italia come stiamo con Pagantina? Come ho detto non esiste, come ho detto siamo di colore rosso in quella cartina. Qualcosa si muove. A giugno il Consiglio dei Ministri l'ha approvato, il decreto italiano, io l'ho visto, sto decreto, una bozza. E adesso è passato il Consiglio di Stato. Ho parlato col Ministero, ci parlo col Ministero quasi tutte le settimane. Oggi sarei dovuto andare, l'ho detto, poi alla fine non vado, comunque verrò giù un'altra volta. E mi ha detto che dal Consiglio di Stato poi lo cambieranno leggermente, qualcosa succederà ancora, poi torna al Consiglio dei Ministri, lo approva definitivamente e uscirà. Però è da 3 anni che mi dicono che sta per uscire, quindi poi che il Ministero dice che sta lavorando, che sta per uscire, perché anche sul loro sito, guardate il loro sito, ovviamente dice che uscirà presto. Ovviamente. Fatto sta che poi da quando uscirà il DPR, il decreto presidenza della Repubblica, ci saranno 2 o 3 mesi per dare il compito agli organi di certificazione, agli organi di esaminazione, a preparare tutte le carte. Poi ci sarà un periodo transitorio, presumibilmente, perché non vogliamo di sicuro sconvolgere il mercato, per cui già che siamo in ritardo, poi appena c'è il DPR tutti andiamo a correre per colpa del fatto che eravamo in ritardo, no? Ovviamente, cioè, deve esserci un periodo di transizione, nel senso che non è che siccome noi siamo in ritardo dobbiamo recuperare noi tecnici e il giorno dopo in cui c'è il DPR dobbiamo essere tutti patentati, non sarebbe giusto, no? Deve esserci un periodo di transizione in cui comunque si lascia al tecnico la possibilità di lavorare finché non ha il tempo, la voglia, il modo di prendere il patentino. Comunque è già passato troppo tempo. Noi cosa abbiamo fatto? Certo, su linea. Noi, e l'Associazione dei Tecnici del Freddo, l'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, visto che sono vicepresidente. L'articolo 5,2 della 842 dice che gli stati membri riconoscono i certificati rilasciati dagli altri stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi. Cioè, se tu prendi un patentino in Inghilterra, in Francia, in Germania, vale in Italia tale quale. C'è armonizzazione delle leggi in Europa e libera circolazione del personale, mutuo riconoscimento. Ci sono già diversi stati europei che sono un esempio. Ad esempio, nella Repubblica Ceca, circa 200 persone hanno fatto il patentino nella Repubblica Slovacca. In Irlanda, altrettante, sono solo i numeri, comunque vanno in Inghilterra a fare il patentino. Sono di olandesi che vanno in Inghilterra, comunque c'è questo libero circolazione. Per cui noi, come Centro Studi Galileo, per chi deve andare a fare il lavoro all'estero, ho saputo di vostri colleghi qua di Roma che avevano un appalto a Londra, che hanno perso perché non avevano il patentino in mente, perché a Londra non si può lavorare senza il patentino. Siamo partiti a fare con ente certificatore inglese, quindi a fare il patentino in inglese, cioè c'è l'Inghilterra che rilascia il patentino, ente certificatore inglese, tutto con procedura inglese. Quindi c'è tutta una procedura inglese, come ho detto le basi sono comuni a tutti che abbiamo visto all'inizio, questo patentino vale in Italia tale quale quello che uscirà in Italia quando uscirà e se uscirà in Italia, vale completamente, perché c'è il mutuo riconoscimento.
anche l'Europa mi hanno aiutato, comunque mi hanno spinto a procedere su questa linea, sia la situazione europea, la Commissione europea al nostro convegno ha detto chiaramente che è possibile prendere il patentino anche lo stato membro e poi utilizzarlo in Italia perché c'è molto riconoscimento, quindi ha avuto il via libera da parte di tutti, anche il Ministero dell'Ambiente lo sa, l'ho detto chiaramente, non si possono assolutamente avere degli impedimenti a questo. Quindi, se voi volete potete andare in Inghilterra a farlo, ma noi abbiamo fatto in modo che sia l'Inghilterra venga da noi, a Casale Monferrato, a farlo. Quindi, con ente generatore e modalità del Regno Unito. La sessione d'esame dura 3 giorni, il primo giorno è di aggiornamento per l'adeguamento delle richieste della regolamentazione F-Gas per il superamento dell'esame. L'esame viene fatto in lingua italiana, ovviamente. L'hanno avuto tutto, hanno fatto tutte le procedure in lingua italiana. Quali sono i vantaggi di farlo già adesso? Ovviamente che già adesso si è in regola per quando uscirà il patentino frigoristi in Italia e non bisogna correre qualsiasi cosa sia quando uscirà in Italia. Ovviamente poi sarete i primi ad avercelo dal punto di vista dell'immagine, quindi maggior qualità di installazione, maggior soddisfazione del produttore degli impianti, miglior consumo energetico, migliori condizioni di lavoro per gli installatori, garanzia della professionalità di chi opera con i gas rigeneranti, possibilità di lavorare in Europa, perché in Europa probabilmente noi non possiamo lavorare. Quindi, primo giorno è un ripasso generale delle argomentazioni. Noi qui accettiamo attualmente solo persone che sono esperte, cioè persone che sanno le cose o che hanno già fatto dei corsi o comunque che hanno già un po' di esperienza, perché ovviamente se no verrebbero bocciate. Secondo giorno si fa la parte teorica, l'esame teorico, 45 domande a risposta multipla in 90 minuti. Terzo giorno l'esame pratico, dura al massimo 3 ore l'esame pratico, è abbastanza complesso. Parte teorica, esame teorico, come ho detto 45 domande, 90 minuti, questo è l'ultimo esame pratico che abbiamo fatto, esame teorico che abbiamo fatto, e secondo me è la parte più difficile, anche secondo i tecnici che abbiamo fatto è la parte più difficile, l'esame teorico, perché comunque voi sicuramente siete bravissimi a fare la parte pratica, la fate tutti i giorni, carica vuoto la fate tutti i giorni, recupero la fate tutti i giorni, controllo le perdite, sapete farlo, siete bravissimi, però la parte teorica è sempre prima di tutto la parte scritta, quindi a crocette, e se la crocetta è messa nel posto giusto è giusta, se è messa al posto sbagliato è sbagliata, non è che ci sono tanti modi di poter aggiustare le cose, mentre magari nella parte pratica uno si aggiusta, nel senso che uno ha fatto il voto spinto, vabbè, altri 10 minuti faccio il voto spinto. Esiste un manuale, un libro, qualcosa che ti prepara a stare per la parte teorica? Eh? Sì, ci sono tutti i manuali che vengono dati per fare la parte teorica. Adesso comunque poi vi spiego. In questo inglese funziona così, con l'italiano sarà diverso, non è che così qui è una personalizzazione ovviamente. La parte teorica potrà essere in Italia magari 30 domande, 60 domande, non si può sapere quanto sarà. Però la parte teorica è obbligatoria per decreto, regolamento europeo. Anche la parte pratica è obbligatoria, ho visto le T e le P prima, no? E in Inghilterra 2 tentativi, cosa significa? 45 domande, voi rispondete, se avete sbagliato 5 risposte, ve lo diamo indietro, l'ispettore inglese ve lo dà indietro, che lui, diciamo, l'ente che fa l'esame, noi non siamo altro che l'ospitante, diciamo, noi ospitiamo l'ente inglese, ospitiamo voi e mettiamo in contatto uno con l'altro. E diamo la attrezzatura, diamo la... Ovviamente facciamo tutta la parte organizzativa, non ci mancherebbe altro. Comunque, 5 domande sbagliate, 5 risposte sbagliate, vi diamo indietro compito e queste 5 risposte potete ricorreggere, cioè rifarle, vedere se fatte giuste per la seconda volta. Se sbagliate ancora,
la parte diventa orale, l'esame diventa orale. Queste altre due che avete ancora sbagliato, a voce si cerca di capire se avete capito. Se non avete capito, bocciate. Se avete capito, invece, promossi e si va alla parte pratica. La parte pratica, cosa? Come ho detto, massimo 3 ore. Praticamente il compito è compilare le 45 risposte. Teorico. Vai in teorico. Sbagli 5 risposte, le correggono, solo tu non sai quelle che hai sbagliato. Ti ridanno il compito per dire controlla che ci sono degli errori. Sostanzialmente, no. No, ti dice quello che sono sbagliato. Ah, proprio cioè, quelle che sono sbagliate. Allora, arrivate 5. Allora, che faccia tutto giusto, una curiosità, soltanto l'1% fa tutto giusto al primo tentativo. 45 domande tutte giuste. Perché vabbè, forse non ve l'ho detto, ma l'avete capito. Bisogna fare tutte giuste. Ok? Bisogna fare tutte giuste. Quindi, 45 domande, 5 sbagliate, ti segno le 5 che hai sbagliato e tu stavolta devi farmi le giuste. Ok? Ci sono 4 risposte multiple. Ah, ho capito, devi okay? scegliere quelle altre 4, devi... Diventa solo più 3, diventa solo più 3 perché una l'avevi già segnata, diventa solo più 3 e di queste 3 devi fare quella giusta stavolta. Se anche di queste 3 di nuovo hai sbagliato perché erano le altre 2 quelle giuste, una delle altre 2 quelle giuste, le facciamo un attimo orale. Un attimo si parla oralmente, si discute oralmente, se hai capito come è l'argomento. Magari sono confuso. Magari non hai capito, sai, non è che succede. Anche perché in Italia può essere che sia diverso, eh. Noi abbiamo fatto esami in passato in cui si permetteva di avere l'80% delle domande corrette, non tutte giuste. 80%. Se tu facevi l'80% corretto eri promosso. E l'altro 20% non sapevi cosa avevi sbagliato, ovviamente, però eri promosso, quindi ormai non te ne frega più niente, tanto eri promosso. E questo è un altro metodo, loro usano questo, non so in Italia come sarà, comunque io vi sto spiegando come è in Inghilterra, come stai facendo adesso, ok? Quindi, passiamo alla parte pratica adesso, se non mi spiace. La parte pratica è carica, vuoto, recupero, controllo delle perdite col vuoto, quindi si fa il vuoto, si controlla se mantenga il vuoto, impressione azoto, si controlla che tenga l'azoto, 10 bar, con cercafughe o con mille bolle. Mi sta abbandonando. Con cercafughe o con mille bolle, verificare che ci siano perdite, verificare i parametri di funzionamento, temperatura, pressione, sottoraffreddamento, surriscaldamento, brasatura, compilazione e revisione di impianto, se torno indietro. Di controllo di un vuoto, cioè tu devi iniziare in vuoto e devi trovare i due adesso poi facciamo un giro di domande così almeno ci chiariamo tutti, eh. Allora, compilazione del registro, delle apparecchiature, simulazione delle operazioni da svolgere in caso di cambio compressore, condensatore, evaporatore o valvola termostatica, che non so se vi ricordavate in quel foglio che è ancora lì che gira, quello giallo. Sono il punto 6, 7, 8 e 9. E lo trovate tutto su internet. E comunque i PowerPoint sono online. Quindi poi da lì scaricate PowerPoint, scaricate quello che volete. Queste sono le fasi pratiche. Allora, una, brasatura. Ok? Questa è la fase di brasatura, per verificare che dopo la brasatura tenga la giunzione, non si tratta di pad qua, non ha niente a che fare con la pad, solo per verificare che tenga e non ci siano perdite di refrigerante per le emissioni di gas refrigeranti in atmosfera, quindi che tenga. Qua si fa sull'impianto didattico, si fa il controllo delle temperature, pressioni, sottoraffreddamento, surriscaldamento, si controlla che la macchina funzioni in maniera corretta, si compila il registro delle apparecchiature, tutto con l'ispettore, questo qua è l'ispettore inglese, questo. Classico atteggiamento inglese. Questo è carica, vuoto, recupero del refrigerante, eccetera. Qui c'è. Non è qualcuno di voi che ha conosciuto questo professore qua. Controllo di perdite in vuoto, sotto vuoto. Allora, controllo delle perdite, carica, vuoto. Carica e vuoto. Quindi fa il vuoto. Mentre sta sotto vuoto dobbiamo trovare la perdita. Si fa il vuoto. Si tiene lì 15 minuti, mezz'ora, si controlla che tenga il vuoto, no? Ah, Si spegne... Trovare la perdita mentre in vuoto credo sia impossibile, no? Cosa?
trovare la perdita mentre è in vuoto, credo sia impossibile. Bisogna controllare che la macchina tenga il vuoto, no? Sì, sì. Tenga il vuoto. Perché c'era scritto controllo perdite in vuoto, dico, mi sembrava una cosa impossibile, no? Adesso dove c'è scritto? Prima era scritto? Sì, alla schermata prima. Vabbè, comunque controllo delle perdite, virgola. Fare il vuoto, adesso controllare che il vuoto tenga, e serve per controllare le perdite comunque, verificare che tenga il vuoto, no? Perché se poi si alza la pressione significa che c'è una perdita. Diciamo la perdita, no, si fa la sospensione, no? Esatto, una volta che uno sa che c'è la perdita, mette in pressione. Certo. Mette in pressione l'azoto, mi raccomando, non si mette in pressione... Ho capito adesso cosa voleva intendere, cioè trovare la perdita prima di mettere in pressione. Non si mette in pressione, no, sapendo che c'è una perdita, è illegale metterlo in pressione. Adesso ho capito cosa voleva intendere. No, ma stavo dicendo una cosa in più io, perché molti trovano la perdita. Ah, ok, metto il refrigerante, vado con cercafughe. No, tu sapendo che c'è una perdita non puoi mettere il refrigerante, devi mettere azoto e mettere mille bolle, eccetera. Sì, 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 capito, se il discorso di un impianto di un chilo è la legge è diverso che un impianto di 80 kg. Su 80 kg non è che puoi mettere il refrigerante dentro e cercare fughe, perché economicamente è proprio un disastro. Ah, beh, certo. E poi neanche mettere azoto per cercare dove soffia. Prima metti vuoto e vedi se tiene vuoto. Se tiene vuoto, poi metti azoto, sì, perché va tutta poco da dentro. Certo. E vedi se tiene pressione. E poi così va avanti, no? Sì. Sì, con un chilo un po' giocare. Un chilo è facile. Sì, no? Economicamente non è una spesa. Vi faccio vedere su il patentino, ok? Su il patentino inglese. Ce l'ho qua, l'ho preso anch'io. Ve lo faccio girare e poi me lo restituite, non tenetelo. No, c'è la mia foto, C'è la mia foto, sta faccia qui, non possiamo. Questo qui il patentino inglese, valido anche in Italia, ok? Quando in Italia sarà obbligatorio, adesso valido anche adesso, però non essendo obbligatorio, andiamo avanti. Alcuni numeri. Già 100 persone hanno preso il patentino frigorifero inglese. In Italia ci sono circa 20.000 persone che dovranno prenderlo. Questi sono dati del ministero. Circa 8.000 aziende. In UK, in Gran Bretagna, 50% delle aziende hanno già fatto patentino in 2 anni. Ciò vuol dire che devono ancora far tanto anche loro, non è che... Figuriamoci, loro in Gran Bretagna sono il 50% già da 2 anni. Il 90% delle persone fanno categoria 1 in Gran Bretagna. Il 6% fanno categoria 2, quello che dicevo prima, no? Categoria 1 è quasi scontato, già che uno fa un esame, già che uno si prepara tutto, è meglio fare categoria 1. 10% di bocciati in Gran Bretagna. Cioè non c'è niente. Sono più bravi di noi, no, non penso, vedremo. 10% più o meno è percentuale che sarà anche. La formazione, come ho detto, non è obbligatoria. La formazione noi la consigliamo, ci mancherebbe altro. E visto che è un esame, visto che comunque dovete essere preparati perché le competenze sono obbligatorie, cioè voi dovete sapere queste cose che sto scrivendo sopra, noi consigliamo a chi si affaccia al settore adesso, magari come può essere lei, 10 giorni di corso, in Gran Bretagna sono 10 giorni di corso, 5 i tecnici di fare base, teorici, 3 i tecnici di fare specializzazione pratici, carica vuoto recupero, 2 di brasatura, 2 giorni di brasatura. Per chi è già esperto, no, per chi ha 2 anni di esperienza sul campo, 3 giorni di teoria, visto che comunque chi ha esperienza sul campo, comunque la teoria può essere che è la parte più complicata, come dicevo prima, perché è la parte ovviamente che probabilmente uno deve comunque ripassare, perché magari ci sono ancora alcune pratiche che non vengono fatte correttamente, carica, vuoto, recupero, sottorraffreddamento, surriscaldamento, controllo delle pressioni, temperatura dell'impianto, diagramma entalpico, tanti mi dicono che il diagramma entalpico non sanno cos'è, diagramma pressione entalpie per verificare la campana, per fare
bisogna proprio fare il grafico dell'aria umida, però c'è quello proprio dei gas, la campana per verificare la compressione, uscita compressore, uscita dall'evaporatore, uscita dal condensatore, la valvola termostatica, poi uscita dall'evaporatore, sul traffreddamento, sul riscaldamento, soprattutto questi grafici che bisogna proprio saperli per ricevere domande su questo. Quindi per loro noi consigliamo 3 giorni di teoria, 2 giorni di pratica, e invece chi ha elevata esperienza può venire direttamente all'esame, cioè uno può venire direttamente all'esame, non è obbligatorio la formazione. Oppure uno può studiarsi a casa, libro, come diceva il signore, diamo anche i DVD noi, DVD, 15 ore di DVD, 6 di teoria, 3 di pratica. La 6 di teoria l'ha fatta il signor Nano, che magari qualcuno di voi ha conosciuto negli anni 90. La pratica l'ha fatta Caricassore, che magari qualcuno ha conosciuto qua alla Regina. Qui sono alcuni dei nostri corsi. Qua è Agliana, a Roma è questo, mi sembra. No, non è questo. Vabbè, comunque corsi tutta Italia, diciamo così. Qua a Roma noi facciamo questi corsi, se volete distribuire, sapete cosa facciamo qua a Roma, per avere un attimo l'idea, sono diversi questi qua, potete prendere sia uno di questi che degli altri. Questi sono i nuovi corsi che facciamo qua. L'associazione, come ho detto, vi permette di mantenervi aggiornati, perché il settore continua in evoluzione. Patentino uscirà, si spera, presto, però non è ancora uscito, bisogna essere aggiornati e in continuo aggiornamento, in continuo tenere gli occhi aperti. Con l'associazione avete dei vantaggi, avete la scheda di iscrizione dell'associazione all'interno della vostra valigetta per chi vuole essere iscriversi all'associazione. Adesso, e più vi do questo modulo, se qualcuno vuole qualche altra informazione e non vuole ricevere le mail o comunque essere aggiornato, do questo modulo qua, poi lo compilate e lo date alla fine della giornata. Grazie per l'invito, importante. Adesso io farei con voi 2 parole, domande e risposte, ma ho visto che c'è già stata un po' di interazione con voi, quindi è stato piacevole la cosa. La scadenza scade, la regolamentazione europea dice che scade, però ogni Stato può fare quello che vuole con la scadenza. La Gran Bretagna ogni 5 anni. Comunque, questo dura 5 anni, in Italia non si sa. Io ho visto, come ho detto, la bozza e dovrebbe essere la stessa cosa anche in Italia, 5 anni. La PED sapete che è 3 anni la PED. Vedere per la pressione, per il sistema di pressione, no? Per la brasatura, per il sistema di pressione, sono ogni 3 anni. Ormai tutte le regolamentazioni europee mettono dei limiti in modo che uno sia obbligato ad aggiornarsi, perché come ho detto, o tramite mail o tramite qualcosa, uno deve aggiornarsi, deve comunque formarsi, perché le regolamentazioni sono così differenti. Cioè, negli anni 90 il signore mi diceva che era venuto qua a fare i corsi, le cose sono cambiate da allora. Allora si parlava solo di R22 probabilmente, si parlava pochissimo, anzi se non era... Cosa parlava di R12? R12. E adesso poi dopo ne parleremo un po' dell'evoluzione. Quindi le cose bisogna aggiornarsi. I cambiamenti ci sono e vedremo dopo i cambiamenti che stanno per accadere. Dopo vedremo, nella seconda parte del mio intervento, vedremo cosa sta per accadere. Lei ha fatto una domanda, mi sembra, che ha detto, ne parlavamo tra un'ora, non mi ricordo più che cosa. Quante visite all'impianto? Ah, visite all'impianto, sì, vero, via dopo. Su Valentino Figuristi, qualche altra domanda? Sulla bozza di legge che hanno proposto in Italia, l'ente che... Faccia applicazione, No, che farà i controlli. I controlli. L'ASL... L'ISPRA, la forestale. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per il Rispetto dell'Ambiente sotto l'egidia del Ministro dell'Ambiente, come sono soprattutto l'ASL. Però io invito a informarli quelli dell'ASL, perché quelli dell'ASL vengono ai nostri corsi per imparare, perché non tutti sanno. Bisogna che anche l'ASL stessa impara. In Italia il Valentino avrà un tariffario,
ben preciso, che ovviamente nella versione della Cipollentino non si sa ancora quale sia. Questo qua è inglese, categoria 1, sono 700 euro. Ah. Oh. 700 euro, Cipollentino. Il problema qual è? È che sono 3 giorni e come ho detto sono 3 ore per ogni persona. Per cui ci vogliono 4 stazioni, noi abbiamo 4 stazioni abbiamo. Una, due, tre, quattro stazioni, una per la brasatura, una per il controllo delle perdite, per le cariche a vuoto, una per il surriscaldamento, sottoraffreddamento, di amaltalpico, in modo che, e ciascuna di queste postazioni deve esserci una persona, un docente, che controlla, che da un certo punto di vista fa l'ispettore, dall'altro vi aiuta, nel senso che comunque vi indirizza che cosa dovete essere capaci di fare, ok? E categoria 2 mi ha messo 600, ha messo 600 euro messo. Però categoria 2 ve lo sconsiglio, cioè, o fate proprio sotto i 3 kg perché avete soltanto il bar, oppure se fate qualcosa di più potete fare categoria 1, inutile fare categoria 2 per arrivare un po' di meno, cioè. Sede solo per San Ferrara? Attualmente sì, mia intenzione, visto che sono direttore tecnico, qualche parola ce l'ho in merito, è di farlo magari a fine anno anche qua a Roma, però bisogna vedere tutto il Cipollentino italiano, questo è un'incognita. Noi dopo 3 anni che aspettiamo siamo partiti a fare il Cipollentino inglese, perché voi ce lo chiedevate, perché cioè, i tecnici come voi ce lo chiedevano, chi andava all'estero ce lo chiedeva, tanti ce l'hanno chiesto e lo siamo partiti a fare in questo modo. È ovvio che noi siamo sempre lì che aspettiamo, speriamo che esca poi italiano, ci mancherebbe altro, cioè speriamo che esca presto con l'italiano. Ma chi sarà l'ente giudicativo? In Italia? Allora, funziona così in Italia. Il ministero darà il compito ad Accredia, Sincert, che è il capo degli enti certificatori, di dare delle procedure. Poi Accredia accetterà l'incarico, si presume, e lo darà agli altri certificatori, a chi si presenterà, a chi avrà voglia di mettere giù procedure. Articolo 5,2 dice che il patentino è mutuo, cioè mutuo riconoscimento tra stati europei, quindi il patentino preso in Inghilterra vale in Francia, vale in Gran Bretagna e si può utilizzare. E anzi, come dicevo, stati membri l'hanno già fatto, Repubblica Ceca con la Slovacchia, l'Irlanda con l'Inghilterra l'ha già fatto, e noi ne abbiamo già fatti un centinaio, l'hanno già fatti i patentini in questo modo. Quello che esiste attualmente, voglio parlarvi, lei mi ha fatto una domanda e io voglio rispondere alla sua domanda. Il discorso della DPR 147, della regolamentazione 842, registro dell'apparecchiatura, ispezioni periodiche e anche periodicità di verifica periodica. Il DPR 147 e la CE 1005-2009 sono sotto il protocollo di Montreal, che sono il problema dell'ozono, quindi parlano di R12 e R22, R12 ormai non si registra da pezzo, R22, che lo vediamo anche dopo, dal 2010 non è più utilizzabile come vergine, è solo utilizzabile come rigenerato o come riciclato, e dal 2015 non sarà neanche possibile quello rigenerato. Il protocollo di Kyoto invece ci ha imposto la regolamentazione 842 su tutti gli altri gas refrigeranti HFC fluorurati, quindi c'è il 34, 810, 807, 804, 507 e via dicendo, quindi tutti gli impianti che hanno questi gas refrigeranti. Quindi visite periodiche obbligatorie, visite periodiche sugli impianti con più di 3 kg, redazione del metodo di impianto, registro delle apparecchiature, quindi bisogna fare il metodo di impianto sulle macchine con più di 3 kg, bisogna sempre recuperare il refrigerante, e queste operazioni devono essere fatte solo da personale qualificato e certificato. In Italia ancora non esiste, ma in tutta Europa esiste. Il libretto di impianto può essere scaricato dall'associazione TF.org, lo scaricate direttamente da lì se volete, così potete utilizzarlo. Allora, le visite periodiche da fare sugli impianti, che è l'operatore ad essere responsabile di queste visite periodiche, a meno che non fate un contratto in cui si dice che io, cliente, supermercato,
do il compito al manutentore di prendersi in carico tutto, compresa le ispezioni periodiche, e firmo il contratto. A quel punto siete voi a fare le ispezioni periodiche e controllare che vengano fatte. Se no, è sempre l'operatore, quindi il supermercato, adesso è obbligato a chiamarvi. Da 3 a 30 kg una volta all'anno, da 30 a 300 kg una volta ogni 6 mesi, sopra 300 kg una volta ogni 3 mesi. E sopra 300 kg è obbligatorio avere un impianto fisso di controllo delle perdite. Ok? Un controllo fisso di controllo delle perdite. In modo che se ci sono delle perdite suona l'allarme, vi chiama in automatico e andate a riparare la perdita velocemente. Se l'impianto è sigillato ermeticamente, quindi senza nessuna shredder, senza nessuna connessione diversa dalla saldatura, quindi completamente sigillato, invece di 3 kg diventa 6 kg. Ok? Questo impianto qua non è sigillato, questo split qua c'ha la cartella, quindi non è sigillato. Recupero refrigerante sempre, tutti i refrigeranti devono essere recuperati. HFC, CFC, HCFC. Ho fatto un corso settimana scorsa per il Ministero dell'Ambiente, per le Nazioni Unite, di New York proprio, per il Ghana, Africa, sugli idrocarburi. Il Ghana vuole passare dall'R22, passare agli idrocarburi sul domestico, sul commerciale, sull'agenzia domestica e commerciale. E allora stanno imparando a utilizzare gli idrocarburi. Lì invece il recupero non bisogna farlo. Gli idrocarburi non bisogna farlo perché gli idrocarburi sono un gas naturale. Quando c'è un frigorifero di idrocarburi, ma sono tutti frigoriferi di idrocarburi, sono butano, tutti i frigoriferi, bisogna prenderlo, portarlo fuori e ventilarlo in atmosfera, buttare fuori il gas refrigerante idrocarburo in atmosfera. Non bisogna recuperarlo perché c'è il rischio, messo in uno spazio confinato di una bombola, l'ossigeno, magari che ci sia l'esplosione. Quindi il gas refrigerante naturale, come appunto l'idrocarburo, la CO2, si emettono in atmosfera. Ma sono piccoli quantitativi, giusto? Idrocarburi? Allora, idrocarburi è un gas particolare, nel senso che c'è uno standard europeo, lo vedremo ancora anche dopo. Dopo parlerò del futuro dei gas refrigeranti, dopo. C'è uno standard europeo che dice che in Europa è raccomandato, non è obbligatorio, ma è raccomandato per avere la certificazione, che si sia sotto i 150 grammi di idrocarburo all'interno della macchina. E questo è più quantitativo, però non è obbligatorio. In Gran Bretagna è pieno di supermercati che vanno idrocarburi, tanti chili, anche chiller che vanno idrocarburi, non è obbligatorio. Adesso vedremo come no. E come andiamo avanti, dai. Allora, su grossi impianti quanto cambia l'impianto? Le valvole termostatiche e tutto il resto, che i compressori per idrocarburi? Non sono esperto, cioè, su questo argomento delle idrocarburi dei chiller non è che posso, anche perché è una particolare applicazione che vedrete, adesso arriverò, che sta andando verso un futuro in cui ogni applicazione ha un suo gas refrigerante ben particolare, o naturale o a basso impatto ambientale. Perché ultimamente ho visto nella zona qui di Pomezia, cioè, tutte le grosse industrie hanno cominciato a ritornare sull'ammoniaca. Bravo, certo. L'ammoniaca è incentivata, cioè non è incentivata, ma disincentivando gli HFC, e in Europa li stanno disincentivando. Sì, pensavo così, dare più ceno a ammoniaca, dare più ceno a R600 per i corsi. Ma sì, ma anche chi deve rientrare nel settore, no? Per certo. Essere aggiornato, perché intanto, bravissimo, secondo me, almeno quello che vedo sul lavoro, che il refrigeranti, queste che ci abbiamo, anche in sostituzione di 22, hanno una vita breve. Certo. Esatto. Allora, gli HFC, adesso lei sta anticipando un attimo i tempi, come gli HFC li stanno mettendo dei freni agli HFC, però paesi come l'Italia
e associazioni come l'Associazione dei Tecnici Europei del Freddo punta il fatto che gli HFC siano i gas refrigeranti da mantenere. Perché? Perché comunque i tecnici sanno utilizzarli, sono innocui, gli HFC non sono infiammabili, sì, non sono tossici. Esistenti che non si possono buttare, gli impianti grossi, abbiamo impianti funzionanti e certo. È impossibile adesso andare. No, ma infatti, ma comunque noi come tecnici del freddo, allora chi è che sta spingendo sugli gas refrigeranti naturali? Le Nazioni Unite, gli ambientalisti, la Commissione Europea, l'Europa, noi tecnici del freddo, voi tecnici del freddo, noi associazione, noi diciamo che gli HFC devono ancora essere utilizzati per tanto tempo e dobbiamo far sì che comunque vengano, non vengano eliminati come vogliono fare loro, vedremo nelle prossime slide. Però nel caso in cui ci sia, allora, ci sono le aziende che vogliono che rimangano gli HFC, ci sono i tecnici che vogliono che rimangano gli HFC, ci sono gli ambientalisti che vogliono invece che vengano eliminati gli HFC, ci sono gli americani che vogliono spingere i loro nuovi refrigeranti, ci sono dei nuovi refrigeranti che stanno per uscire, gli HFO, l'America punta a diminuire i refrigeranti con alto impatto ambientale. Era rimasto qua, R22, da 2010 non si può utilizzare recuperato, non si può più utilizzare vergine, solo recuperato, riciclato, rigenerato, da 2015 tutto. Gli HFC, i nostri gas refrigeranti attuali, che in Italia utilizziamo tantissimo, che negli altri paesi del mondo, d'Europa, mi fermo l'Europa perché il mondo non lo conosco ancora bene, well, dell'Europa, invece loro sono un po' più avanti, nel senso che Nord Europa usa una pianta molto CO2, molto ammoniaca, molti idrocarburi. Noi in Italia invece gli HFC, ma per l'ambiente anche, per problemi ambientali, noi siamo con escursioni termiche enormi, noi in Italia, soprattutto in nord Italia, eccetera, andiamo a 40 gradi d'estate, poi anche qua andiamo a 40 gradi d'estate, quindi la CO2 che è utilizzata molto in nord Europa, qua non possiamo utilizzarla, se non nei supermercati in cascata magari, sì. In quei casi lì, ma i paesi del nord Europa invece stanno facendo una lobby enorme, anche l'Austria qua vicino a noi, stanno facendo delle lobby enorme per i refrigeranti naturali. E gli HFC, i nostri gas refrigeranti che noi in Italia utilizziamo tantissimo, molto di più degli altri paesi del mondo, d'Europa, la EU, quindi l'Unione Europea, Europa, vuole eliminarli gradualmente, si chiama phase down, cioè vuole mettere dei limiti, gradualmente diminuirli, loro utilizzo, loro consumo. Stati Uniti, Messico, Canada, Micronesia, Maldive, nello scorso incontro di Cancun sul protocollo di Kyoto, hanno definito che vogliono ridurre il 50% al 2050, ma perché loro vogliono utilizzare gas a basso impatto ambientale, nuovi gas sintetici, l'HFO, che è un gas refrigerante che è nato per le automobili, che è stato fatto da DuPont Oliver. Tale emendamento ha suscitato una forte opposizione da parte della Cina e della India. Cina e India non ci stanno, vabbè, sono emettitori di CO2, sono emettitori di gas refrigerante, utilizzano ancora illegalmente R12. Legalmente R22, loro possono ancora usarlo l'R22, hanno tempo fino al 2030 per usarlo l'R22, e sono i maggiori produttori di HFC. Tutti gli HFC, la maggior parte degli HFC, ormai vengono prodotti in Cina e India e quindi vogliono continuare a produrre ovviamente gli HFC e quindi non vogliono eliminarli come invece vogliamo noi in Europa. Cioè, è diventata un po' una questione economica anche, adesso noi siamo un po' in mezzo, nel senso che non tocca a noi in questa sede parlare di economia ovviamente, non incominciamo con queste domande economiche sennò poi non finiamo più fuori. Da questa è l'immagine. Ci sono queste ditte, queste aziende che dal punto di vista dell'immagine stanno spingendo per gas refrigeranti naturali, perché fa bello, fa green, vedete un po' dappertutto che tutti dicono green, l'ENI, green, energie rinnovabili, tutti vogliono spingere per energie rinnovabili. E dal nostro settore, gli HFC, eliminare gli HFC fa green, fa essere
belli immagini. Coca-Cola alle Olimpiadi di Torino aveva messo impianti a CO2, impianti bottle cooler a CO2. A Londra, nelle Olimpiadi 2012, di nuovo metterà CO2. Li fanno a Tasmanferrato, la Vento, Sandro li farà. A Carrefour, i suoi impianti, a Nestlé, Pepsi Cola, Procter & Gamble, tutti questi vogliono eliminare gradualmente l'uso di HFC negli impianti a partire dal 2015. Vogliono eliminarli gradualmente. Per l'immagine, eh? Adesso, perché noi stiamo parlando di refrigeranti, tutta questa varietà di refrigeranti? Prima di tutto perché vogliamo che il gas refrigerante sia a pressione positiva, ok? Perché ci sono presenti i refrigeranti? Perché vogliamo che il refrigerante sia a pressione positiva, quindi a seconda del condizionamento della refrigerazione deve essere a pressione più alta della pressione ambiente, in modo che non si vada in depressione, che non ci sia umidità che entra nel circuito, aria che entra nel circuito. E lì si incomincia la scelta del refrigerante. Altra scelta del refrigerante che è importantissima è il discorso dell'infiammabilità. Gli HFC sono non tossici e pochissimo tossici, non tossici e non infiammabili. La CO2 anche è non tossica e poco infiammabile, è non infiammabile. L'ammoniaca è infiammabile e tossica. Gli idrocarburi sono infiammabili o sono tossici. Questa è una classificazione. C'è un'altra classificazione che è nata adesso, la SRAE ha messo un'altra colonna qua, un'altra riga qua, anzi, leggermente infiammabili. L'ammoniaca è stata messa in leggermente infiammabile, è andata qua sotto. B2L, low, basso. E qui A2L sono stati messi i gas refrigeranti nuovi, gli HFO, questi qua. Questa tabella qui dà il Global Warming Potential, il GWP, che significa il potenziale di riscaldamento terrestre di questa sostanza. Questa sostanza, rispetto alla CO2, che ha un effetto di surriscaldamento terrestre pari a 1, le nostre sostanze, 410 per esempio, a 2100, quindi vuol dire 2100 volte più surriscalda di più la Terra della CO2. Per farvi un confronto, quindi, se io emetto un chilo di CO2, se io emetto un chilo di 410 perché mi è scappato dal refrigerante, dallo split, è come se avessi emesso in atmosfera 2100 kg di CO2. Ad esempio, per fare un altro esempio, le automobili. Le automobili consumano carburante, bruciano carburante ed emettono energia carbonica, no? Un chilo di 410 equivale a un'automobile che fa 20.000 km. Quindi quando noi mettiamo un chilo di... lo mettiamo perché ci sbagliamo, succede che è come se la sua macchina avesse fatto 20.000 km. Dal punto di vista ambientale. Qui sono nati nuovi refrigeranti, si parla di refrigeranti, di cambiamento di refrigeranti, per questo motivo. Perché sono forti impatto ambientale dal punto di vista del surriscaldamento. I gas che hanno poco impatto ambientale sono questi: 600A, isobutano, 290, propano, HFO 1, 2, 3, 4, YF, che è il nuovo gas refrigerante dopo Honeywell, leggermente infiammabile, CO2 che era in alto, R32 che non so perché non si legge, comunque qua è l'R32 questo, e ne sentirete parecchio parlare, perché l'R32 è un gas refrigerante che stanno spingendo molto la Daikin e la Panasonic. Dal 2012 vorranno fare tutti i loro impianti R32, che è leggermente infiammabile, fa parte sempre di quella categoria che ho creato nuova, che se tu metti la saldatura vicino, la fiamma vicino, se metti appunto, fai la brasatura, ho visto in video, la fiamma ha una propagazione minore di 10 cm al secondo, cioè è lenta, nel senso che non è come il idrocarburo che metti la fiamma, fum, ti viene fiammata, quindi sembrerebbe che quei gas possono anche... dal cannello, bisogna vedere come verranno
dal punto di vista ambientale, anzi dal punto di vista pratico, come verranno utilizzati refrigeranti, come verranno, quali saranno le indicazioni. Noi come associazione tecnici del freddo e area stiamo mettendo giù le basi per definire come utilizzarle dal punto di vista tecnico questi associazioni. Quindi cos'è che non compare qua? L'efficienza energetica, cioè è inutile che stiamo qua a parlare del refrigerante migliore dal punto di vista dell'impatto ambientale, se va in atmosfera, se poi l'efficienza energetica è bassa. La CO2, abbiamo detto che se ci sono 40 gradi fuori, è critico, e non possiamo utilizzarla per il condizionamento, l'efficienza energetica è bassissima. Gli idrocarburi sono un buon refrigerante, però sono infiammabili, quindi si consiglia di utilizzare con basse cariche, 150 grammi. Adesso arriveranno sul mercato anche degli split idrocarburi nei prossimi anni, dei cinesi. È partita una produzione di 300.000 pezzi di split della GRI, si chiama questa azienda cinese, che sotto l'egida delle Nazioni Unite, sotto l'egida del reparto ambientale tedesco, hanno fatto degli split con idrocarburi, quindi la connessione, fare la connessione tutto. Con cartella, quindi da fare tutti i lavori, diciamo, che sono da fare con l'impianto non monoblocco. E queste sono, diciamo, le caratteristiche di avere un gas refrigerante: efficienza del compressore, non tossicità, basso impatto ambientale, che è l'OGOP, non infiammabile, pressure drop, vuol dire pressione nei tubi, no? Pressione nei tubi, se il tubo è troppo lungo, che abbia pressione, salto di pressione tra un tubo e l'altro, tra un pezzo e l'altro del tubo, il gas refrigerante. Il glide, sappiamo, nel 807 c'è un glide alto, per cui il dew point, il bubble point, il punto di rugiada non combaciano. Costo del compressore, costo dell'impianto, diciamo. E qui vediamo che gli HFO, CO2, HFC, HC. Quindi vediamo i colori, magari non si distinguono benissimo, però vedete subito che il propano, per quanto riguarda la fiammabilità, è pessimo. Per quanto riguarda gli altri invece fattori, buono. Efficienza, la CO2, vediamo che non è molto buona come efficienza in certi casi. Questo cos'è? HFO, costo. Anche la CO2 come costo, essendo che pressioni più alte, aumento di costo, ovviamente bisogna avere un compressore un po' più robusto per arrivare a 120 bar con la CO2. Questo è l'HFC, impatto ambientale alto. Qua adesso abbiamo un'altra immagine, che è il comitato di cui faccio parte, sono presidente, dei gas refrigeranti a basso GWP. Quindi cosa stiamo passando? Se gli HFC verranno ridimensionati, si arriverà a una diminuzione dell'utilizzo degli HFC, all'interno dell'area, l'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, abbiamo deciso che dobbiamo far sì che comunque i gas refrigeranti che verranno dopo, perché se eliminiamo gli HFC qualcos'altro verrà al posto loro, questi gas refrigeranti debbono essere maneggiati anche loro dal personale certificato, ma da personale qualificato. Anzi, ancora di più, se c'è un idrocarburo in Italia adesso non deve avere il patentino, non deve avere la sua certificazione se maneggi un idrocarburo all'interno di un frigorifero, e ciò non è un bene, perché l'idrocarburo è anche più dannoso degli HFC, non dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista della sicurezza, che è molto più importante. L'ammoniaca, c'è l'ASL che fa il patentino, però a livello europeo ognuno, l'ammoniaca è all'interno dei gas tossici, no? C'è il patentino gas tossici, però a livello europeo non c'è un'armonizzazione, quindi ogni Stato europeo ha diverse leggi. Per idrocarburi, ad esempio, in Gran Bretagna c'è un patentino. Quindi stiamo studiando a livello del Comitato Area di fare anche qui ancora di più un'armonizzazione per tutti i gas refrigeranti. Questa è di nuovo una tabella che spiega le differenze di efficienza, no, di efficienza come no, ma di ambiente, tossicità, fiabilità, materiale dei vari gas refrigeranti. Qua vedete, e questo qui è una tabella fatta dal comitato dell'Associazione Europea dei Tecnici del Freddo, stiamo andando verso una direzione che se gli HFC venissero
eliminati gradualmente, ogni applicazione dovrà esserci un gas refrigerante naturale ad hoc, cioè l'ammoniaca per la refrigerazione è ottima, la refrigerazione industriale è ottima dal punto di vista dell'efficienza, dell'ambiente, del costo, della sicurezza. Ovviamente bisogna studiare, nel senso che bisogna stare là. Impianti in cascata, anidride carbonica più ammoniaca, molto utilizzato nei supermercati, ad esempio, nei cold store, negli impianti appunto di magazzini refrigerati. Refrigerazione commerciale, sono idrocarburi, bottle cooler idrocarburi, supermercati di anidride carbonica, refrigerazione domestica idrocarburi, pompe di calore per acqua calda sanitaria, anidride carbonica, è buona. Solo per riscaldamento, quindi anche la salute sanitaria, sia soprattutto nel nord Europa sube molto. Ammoniaca nei grandi chillers, nella refrigerazione, idrocarburi nella raccondizionata in piccoli impianti monoblocco. Ho scritto monoblocco perché in modo che non si abbia dei collegamenti, come ho detto, dalla Cina stanno arrivando anche gli split, quindi non monoblocco, però gli idrocarburi è meglio metterli in impianti monoblocco in modo che uno non debba dover entrare dentro l'impianto. Nelle automobili è già cambiata la regolamentazione, e nelle automobili, che è un settore magari che non tocca a voi, però io ve lo dico, gli HFC sono già stati eliminati. Gli HFC nelle automobili non si può più utilizzare nei nuovi modelli di automobili del 1 gennaio 2011 l'R134A, perché non si possono più utilizzare refrigeranti con GWP maggiore di 150, ed è per quello che è nato l'HFO 1234F della DuPont. L'hanno fatto nascere per le automobili, poi arriverà anche nel nostro settore probabilmente, no? Però nasce per le automobili. Quindi dal 1 gennaio 2011 nelle automobili non si può più utilizzare gas refrigerante HFC con maggiore 150. Vedremo nelle altre applicazioni, faccio un punto interrogativo. Tra poco verrà fatta la revisione della regolamentazione 842, vedremo se all'interno di questa revisione ci saranno delle limitazioni per gli HFC. Poi vabbè, gli HCFC ve l'ho già detto, l'era 22 ve l'ho già detto un po' come funziona. Quindi l'EPE, che è l'associazione dei costruttori europea, che si contrappone alla nostra, che è invece l'associazione dei tecnici europei, all'interno di EPE sono tutte quelle aziende che costruiscono impianti, che fanno anche dei refrigeranti, sono all'interno di EPE, European Partnership Energy and Environment. Dice che, seguì una slide presa dal nostro convegno, dice che bisogna andare avanti e vuole che la Commissione vada avanti, e noi supportiamo questa visione da un punto di vista olistico. Cosa significa? Significa vedere tutto l'insieme delle cose, non solo il problema ambientale, ma anche il problema di costi, il problema di affidabilità, di efficienza energetica, non solo quello ambientale. Quindi noi come area e come EPE abbiamo fatto delle proposte comuni per la revisione della regolamentazione 842, quindi questo qui per il futuro, cosa succederà in futuro, questo qui è un aggiornamento per il futuro. Abbiamo fatto una proposta comune di quello che dovrà cambiare la 842, questa regolamentazione di cui abbiamo parlato fino adesso, che è la regolamentazione per il gas refrigerante HFC. Dobbiamo fare in modo che, proponiamo che allora, attualmente solo gli operatori sono responsabili di controllo delle perte, verifica dell'impianto, chiamare praticamente le persone. Vogliamo fare in modo che anche voi siete responsabili del fatto che ogni mese, ogni anno si vada a fare il controllo delle perdite. Perché? Perché almeno così abbiamo una forza in più anche dal punto di vista del cliente, nel senso che se siamo responsabili possiamo praticamente obbligare il cliente a ogni anno andare a fare il controllo delle perdite, perché adesso molte volte non ci chiamano, magari noi insistiamo però non ci chiamano. Il registro di tutte le aziende certificate deve essere obbligatorio
a livello online, cioè che online si possa verificare quali persone sono col patentino e quali no. Ciò aiuta perché ciascuno può vedere se chi è certificato e chi non è certificato. Attualmente non è obbligatorio, come avevo detto, avevo detto che era una personalizzazione il fatto che ci fosse un registro, nel senso che non era obbligatorio, che la regolamentazione europea non dà obbligatorio che ci fosse un registro comune in cui consultare chi era certificato. Vabbè, su cui estende la responsabilità di verifica i controlli anche alle aziende subappaltatrici, assegnare la responsabilità ai distributori che possono vendere il refrigerante solo a chi ha il patentino, solo alle aziende che hanno il patentino vendere il refrigerante, abbiamo già parlato di questo. È anche logico, abbiamo parlato di questo, è anche logico. Questa invece è una proposta che fa solo l'ATF, solo l'area, serve per la revisione e la regolamentazione europea, e qui abbiamo avuto dei contrasti con quest'ultimo punto. L'area propone che si cerchi di limitare il più possibile le giunzioni non saldate, quindi le cartelle, le shredder, in modo da eliminare il più possibile le possibilità di perdita. Voi dite perché, me l'hanno detto negli scorsi incontri, a me serve una cartella, io devo entrare dentro il circuito, devo fare manutenzione, devo entrare dentro il circuito per controllare temperature, pressioni, vedere l'impianto. Quello che noi vogliamo fare qua con Area è dimostrare alla Commissione Europea che la regolamentazione 8.2 funziona, e la Commissione Europea lo sa che funziona, può saperlo se funziona, perché sta monitorando tutti gli import e export di refrigerante in Europa. Quindi se c'è tanto refrigerante in acquisto vuol dire che c'è tanto refrigerante utilizzato, e quindi vuol dire che magari bisogna rendere ancora più rigida la regolamentazione. Se noi dimostriamo come Area che la regolamentazione funziona, la bilancia dice che gli HFC verranno utilizzati ancora per tanto tempo, perché se noi controlliamo le emissioni di gas refrigerante, se noi fossimo sicuri che questa macchina non perde mai, perché non è cambiato la R12? Potremmo usare anche la R12. Se questa macchina qui non avesse mai perso il refrigerante, se noi avessimo sempre fatto recupero, se la regolamentazione europea fosse perfetta e vivessimo in un mondo non reale, ma in un mondo ideale, questa macchina non avrebbe mai perso, le R12 sarebbe ancora lì dentro, non sarebbe mai dovuto essere stato cambiato, tranne le bombolette, ovviamente le bombolette le buttavamo in aria come fosse. Comunque, quindi se noi dimostriamo alla Commissione Europea che l'HFC rimarrà sempre lì dentro e mai nessuno lo toglierà da lì dentro, non andrà mai in ambiente, quelle macchine funzioneranno sempre benissimo, la Commissione Europea, quando farà la revisione, che deve farla adesso in questi anni, non ci metterà dei limiti. Quindi noi, per quello che stiamo proponendo queste cose che magari sembrano brutte a un tecnico, però lo facciamo per noi, perché noi vogliamo continuare a usare l'HFC. I distributori debbono vendere gas refrigeranti solo a chi ha, vabbè, l'abbiamo già detto 10 volte, cioè il gas refrigerante venga venduto soltanto personale che abbia il patentino. Abbassare la soglia di compilazione del prezzo di impianto, questa è una provocazione. Adesso è 3 kg, no? Abbiamo detto che solo sopra i 3 kg di refrigerante all'interno della macchina, questa macchina deve avere un registro. Noi vogliamo abbassarlo, ma come provocazione, a 100 grammi. Per dire che vogliamo quasi tutte le macchine abbiano questo libretto, che è anche logico, nel senso che noi invitiamo i nostri corsi, ma probabilmente già voi lo fate, a tutte le macchine mettono il libretto di impianto, ma comunque è utile anche per noi che questa macchina abbia un libretto di impianto, un minimo di riferimento di che storia ha questa macchina, che gas, che problemi ha avuto questa macchina, per cui quello dopo che viene magari va a verificare subito lo stesso punto in cui si è avuto la perdita, magari la volta prima. Ho avuto la perdita in quella cartella, vado di nuovo a verificare in quella cartella prima di tutto. E questo ha fatto un attimo arrabbiare il costruttore, questo punto qua. Vogliamo che gli split, che è un impianto che comunque deve essere maneggiato, perché lo split non è che un monoblocco che mette la spina, comunque lo metti lì, debba essere comprato solo personale con patentino, perché comunque
questo personale poi andrà comunque a collegarlo, dai, non è che... E chi che lo collega? L'idraulico, l'elettricista, che non hanno niente in mano. Vabbè, noi non ci vediamo niente in mano perché in Italia non esiste, però tornando al fatto che in Italia esisterà un patentino, comunque tutta Europa esiste un patentino, vogliamo che lo split venga venduto soltanto personale patentato. L'EPE ha detto no, i costruttori hanno detto no, perché? Perché gli rovinavano il mercato. E allora cosa abbiamo fatto? Seconda possibilità. Seconda possibilità, abbiamo messo che le macchine vengano vendute senza la sorgente, a quel punto lo vendi a chiunque. Ma siccome il gasolio gerante poi lo vendi soltanto a chi è patentato, solo quella persona mette il gasolio gerante all'interno. E anche lì l'EPE ha stortato un po' il naso, però beh, è capibile, cioè capire, noi lo capiamo, però noi puntiamo a questo, però ovviamente i motori fanno così. In Francia e in Spagna hanno trovato una terza via, che anche noi appoggiamo, che è quella che è obbligatorio che gli split e l'installazione vengano venduti assieme. Quindi split e installazione dello split è un tutt'uno. Non vendi più la macchina, ma vendi il servizio di macchina installata. Quindi hai un controllo maggiore. Ovviamente non è che puoi verificare il fatto che venga per forza fatta la persona qualificata, però se tu, qua recito, vendi lo split e l'installatore sai che è patentato, vendi tutt'uno, quindi sai che quella macchina verrà installata sulla persona qualificata. Questa è la proposta area, e se vi avete compilato quel foglio avrete l'aggiornamento di quello che succederà quando avverrà la revisione. Quindi ripeto un'ennesima volta, anzi non l'ho ripetuto, ma è quasi scontato, è venuto quasi scontato da quello che vi abbiamo detto. Se vedremo che c'è una graduale eliminazione degli HFC, cosa che l'area non vuole, che però sembra quasi scontato ormai che ci sia una graduale eliminazione o magari non espansione, chiamiamola non espansione più che eliminazione, area, Commissione Europea, Ministro Italiano dell'Ambiente, tutti quanti siamo concordi sul fatto che i refrigeranti naturali, carburi, ammoniaca, CO2, ancora di più devono essere... Le persone che maneggiano questi gas refrigeranti devono ancora essere più istruite, corsi, certificati. E quindi io come area, come presidente di questo comitato, stiamo definendo i minimi requisiti che devono avere i tecnici per maneggiare questi gas refrigeranti, ammoniaca, CO2 e idrocarburi. Che non saranno, che sicuramente la base sarà questa ovviamente, no? Gli HFC. Si parla sempre di pressione, temperatura, sottoraffreddamento, surriscaldamento, si parla sempre di salto di pressione, salto di temperatura. Ovvio che di più si farà per l'ammoniaca, la tossicità, si farà di più di fermabilità, si farà di più il fatto del recupero, che devi farlo per gli idrocarburi all'esterno, non devi fare il recupero, devi ventilarlo all'esterno, o per l'ammoniaca stare attento di non riempire tutti i gas, quindi di riempire la bombola troppo, tutte queste cose qua, diciamo che bisogna stare attenti con questi gas refrigeranti che sono un po' diversi dai gas refrigeranti HFC. Gini, una cosa solo, non hai mai provato. Ho quasi finito. Se la tiene tra un minuto? Sì. No, dai, me la dica subito, dai. No, visto che ai costruttori gli è stato imposto, diciamo, le proposte vostre, no? Ma a livello di qualità, perché tanti costruttori stanno costruendo macchine con le batterie d'alluminio, con i tubi precaricati di alluminio, l'alluminio col tempo parla, quindi è tutto un discorso un po' assese, non vuoi? Cioè se cerchiamo non solo le qualità, nel senso che cioè se cerchiamo la certificazione della macchina, poi mi dai una macchina con l'evaporante in alluminio. È ovvio che le macchine hanno altre regolamentazioni stringenti anche loro, che toccano meno i tecnici, però ci sono delle regolamentazioni che dicono che questa macchina qua. Allora, vi faccio due esempi di regolamentazioni che stanno uscendo a livello di macchine. Sta uscendo la Eco Labeling, per cui tutte le macchine di refrigerazione e condizionamento di tutte le taglie dovranno essere con la targhetta efficienza energetica A, B, C, D, E.
Poi stanno uscendo altre argomentazioni, ma per quanto riguarda le macchine, lei mi dice sono in alluminio precaricati e l'alluminio si corrode, le dice. Poi l'ambiente marino proprio non è che perde, che buca. Sì, 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 lo so, infatti noi, beh, io ho lavorato per tanti anni per un'azienda di condizionamento. Ovviamente per quanto si utilizzava, cioè, abbiamo macchine per sale marino, si utilizzava rete in rame, mi sembra, sì. Rete in rame. Dovrebbe essere, cioè dovrebbe essere, sì, sì. Rame stagnante. Ho capito, però non penso che loro consiglino le macchine con aletti in alluminio da utilizzare vicino al mare, no? Ma non c'è anche sconsiglio. Magari il manuale lo scrivono, se non lo scrivono, vabbè, noi come associazione possiamo consigliare, ovviamente io segnalo questa indicazione e dico di essere più preciso, vado in conclusione, ok? Allora, tutto quello che ci siamo detti, propano, ammoniac, HFC, sulla rivista trovate tanti articoli sull'argomento, adesso ultimamente nelle riviste che avete voi è scritto molto sul propano. Perché ovviamente è un gas refrigerante che ha sempre più utilizzo. Ormai, vedete voi, i refrigeratori domestici tutti sono ormai a isobutano, comunque a idrocarburo. E quindi vi consiglio di mantenervi aggiornati, vi consiglio di leggere una rivista o comunque di mantenervi aggiornati. Se avete quel foglio me lo date. Se vi associate alla TF vi mantengo aggiornati io, diciamo, come associazione ovviamente, e non so compiere l'associazione come segretario, di mantenerli aggiornati, è il nostro compito, siamo 1000 tecnici e vogliamo ovviamente sempre di più mantenere aggiornati sulle ultime tecnologie, aggiornarvi sul patentino, quello che uscirà, come sarà organizzato, quale sarà il futuro dei refrigeranti. Adesso a novembre e dicembre si incontreranno di nuovo le Nazioni Unite per definire gli HFC, di nuovo se eliminarli o non eliminarli, a livello mondiale ovviamente, no? Vi ho fatto vedere che gli Stati Uniti hanno già deciso, l'Europa sta aspettando ma vorrebbe diminuirli, la Cina e l'India non vogliono, vedremo cosa succede, è una questione politica ovviamente, adesso non chiedete a me di metterci lo zampino, io non posso metterci lo zampino su questo. Conclusioni che sono importanti, ma sono quello che ho detto all'inizio. La protezione dell'ambiente, il risparmio energetico sta creando a livello mondiale e in Europa prima di tutti nuove regolamentazioni. Ciò è positivo perché queste regolamentazioni fanno sì che noi abbiamo sì maggiori doveri, ma anche maggiori diritti, cioè siamo solo noi che possiamo decidere cosa fare con l'impianto, non gli idraulici, gli elettricisti, non anche altre persone, soltanto noi possiamo decidere cosa fare con questo impianto, gestire questo impianto. Queste regolamentazioni poi inoltre spingono l'innovazione tecnologica. L'Europa vuole essere prima nel mondo come innovazione tecnologica nel condizionamento e refrigerazione. Vuole avere impianti ad alta tecnologia, basso impatto ambientale, efficienza energetica. Questo uno perché vuole ridurre l'energia. Il famoso progetto 20-20-20 dell'Europa, ridurre del 20%, eccetera, eccetera. Due perché diventa una barriera contro l'invasione dei paesi Cina e India. Cioè noi abbiamo dei prodotti ad alta efficienza energetica, mettiamo delle barriere. Poi ci sono i paesi del nord Europa e l'Austria che mettono ulteriori barriere. Ad esempio l'Austria, tornando a lei che mi sembra molto preparato su questi argomenti dei gas refrigeranti naturali, sopra i 10 kg nella refrigerazione non vuole più gli HFC, vuole solo i gas refrigeranti naturali. Forse anche i gas refrigeranti con GWP sotto 150. Un altro discorso che... E anche la Danimarca. Sì. Invece Nord Europa, Svezia, mi sembra anche la Norvegia, comunque Svezia sicuramente, ha messo una tassa di 100 kg, no, scusa, di 100 euro al chilo sul 400, sugli HFC. Quindi se lei mi dice costa 20 euro al chilo, in Svezia costa 120 euro al chilo. Infatti un altro che loro usano tantissimo pompe di calore. Certo. La Svezia usano sì. Anche tantissime pompe di calore acqua-aria. Mm-hmm. E acqua-acqua. Certo. Allora significa che noi ci abbiamo caldaie a gas per riscaldare le case, adesso se sta cominciando anche il condizionatore di parte invernale, sì. Ma loro da... Io mi ricordo, io prima stavo in trivelazione,
sono croato e ho fatto installazioni di prime pompe di calore dell'85. Certo. Acqua, acqua. E praticamente, certo, avendo tantissimi impianti, stanno guardando come diminuire, eliminare i gas dei refrigeranti sintetici. E niente, comunque, pompe di calore, c'è giustamente lei, hanno solo da aumentare nei prossimi anni. E lì parliamo sempre di innovazione tecnologica, ovviamente, no? Quindi l'ambiente guida l'innovazione tecnologica in Europa. E ovviamente l'innovazione tecnologica presuppone specializzazione di tutti i rami, quindi specializzazione di chi progetta, di chi produce, quindi le aziende produttrici che aumentano la tecnologia, usano nuovi pianti, inverter, usano nuove tecnologie, maggiore complessità, però anche maggiore efficienza energetica. E poi tocca a noi, installazione, manutenzione e riparazione degli impianti, quindi dobbiamo essere più specializzati anche noi. L'anello debole potrebbe essere il cliente finale, che tocca a voi, a me, a noi, sensibilizzare ovviamente, deve capire che è importante che io vengo ogni 6 mesi, ogni anno a controllare il tuo impianto, non solo come obbligo, per lui è obbligato, la pellicola 842 con la documentazione europea, la pellicola con il sito del ministro dell'ambiente, gli fate vedere, guarda io devo venire qua ogni anno, è inutile che non mi chiami, devo venire io. Però bisogna farlo dal punto di vista ovviamente virtuoso, cioè non ingannare ovviamente l'utente finale, ovviamente bisogna fare le cose fatte bene, controllare veramente le perdite, controllare veramente la macchina, che funzioni in modo efficiente, far sì che anche il cliente finale capisca che è un vantaggio per lui anche dal punto di vista dell'energia. Magari una visita in più all'anno gli fa risparmiare non so quanti euro perché c'era lo filtro sporco, magari c'era poca carica di refrigerante, per cui la macchina consumava molto di più. Quindi questa qui è l'immagine finale, giusto per fare così un colpo di scena finale. La nostra visione è appunto che ci sia efficienza energetica, energie rinnovabili in tutte le macchine, in tutte le case. Quindi qua pannelli solari dappertutto, però anche dal punto di vista dell'efficienza energetica dappertutto. Questo è un simbolo per dire tutte le case in Europa dovranno essere efficienza energetica, risparmio ambientale, e andremo verso questo impatto, verso questa direzione. Vabbè, già fotovoltaico lo vedete un po'. Ormai sono tutte le case sono piene. Le case, montagne. Infatti. Stessa cosa succede per i pompe di calore, per le nostre macchine. Qui scaricatevi la presentazione.